Buonasera a tutti. Allora, noi siamo qui per presentare e riflettere sui contenuti dell'ultimo libro di Pierluigi di Piazza, Il mio nemico è l'indifferenza, Essere Cristiani nel tempo del Grande Esodo. Un libro che a mio avviso è un saggio, rigoroso e documentato, ricco di dati, di cifre aggiornate, ma ha al suo interno anche dei risvolti autobiografici ed è nel contempo veramente una gran bella lezione di storia e di fede. Io prima di proseguire vorrei però prima di tutto ringraziare Pierluigi dell'invito perché questo è un posto dove si sta bene, è un posto dal quale si va via sempre un po' più ricchi. Per me il problema però è sempre arrivarci. E come tutte le cose preziose evidentemente bisogna fare anche un po' di, di fatica per raggiungerle e ogni volta che ho cercato di venire qua ho perso regolarmente la strada e così stasera mi sono fatta accompagnare. Allora, inizio innanzitutto eh, presentandovi le persone che sono a questo tavolo con le quali dialogheremo e che porteranno la loro esperienza ricca, un contributo importante, io credo proprio anche per le scelte di vita che hanno fatto. Allora, Daniela Schifani Luchetta è la presidente della Fondazione Luchetta Otta d'Angelo Crovatin. È una ONLUS che si occupa, ma lo saprete certamente tutti, eh, di bambini vittime e delle guerre. È una fondazione che è nata come un comitato quasi subito dopo la morte di suo marito Marco, giornalista ucciso a Mostar nel 1994, assieme ad altri due colleghi della nostra sede RAI. In quel momento loro documentavano proprio le condizioni dei bambini vittime di guerra. Loris De Filippi è il presidente di Medici Senza Frontiere Italia, è un'organizzazione, lo ricordiamo, non governativa che ha vinto il premio Nobel per la pace. E sicuramente anche lui ha tante storie da raccontare, noi gliele chiederemo perché ha partecipato. Ha numerosissimi programmi di assistenza umanitaria sia in situazioni eh, di guerra che di catastrofi naturali. e Dal 1999 Medici Senza Frontiere fornisce assistenza sanitaria e supporto psicologico ai migranti richiedenti asilo e rifugiati che si trovano in Italia e dal 2002 è eh, in prima linea eh, anche sul fronte dell'assistenza agli sbarchi a Lampedusa. E ricordiamo che qui nella nostra regione. A Gorizia MSF gestisce un villaggio di prima accoglienza. <coughs> Chiedo scusa. Avrebbero dovuto essere qui con noi questa sera anche ehm, Don Mario Vatta, il fondatore della comunità di San Martino al Campo e grande amico anche del Centro Balducci e di Don Pierluigi. Non sta tanto bene, e eh, porta i suoi saluti. Lucia Goracci, un'inviata di Rai news 24. In questo momento si trova a Tripoli, in Libia, e ci sono dei problemi, insomma sono complicati i collegamenti, per cui anche lei questa sera non sarà con noi. Allora, io vorrei iniziare leggendovi proprio alcuni brevi passaggi dal libro di Di Piazza. Le vicende alle quali nei mesi scorsi abbiamo assistito in Europa, muri, fili spinati, agenti di polizia. In assetto antisommossa contro colonne di profughi, sono la manifestazione e la concretizzazione del muro e del filo spinato presenti nei cuori e nelle menti delle persone, di una fragilità timorosa che diventa nazionalismo cieco. E poi ancora. Se si guarda con mente aperta al fenomeno migratorio, si può affermare che coloro che arrivano in Europa e in Italia ci rivelano come sta il mondo, chi sono loro, ma insieme ci rivelano chi siamo noi, la nostra sensibilità, la nostra etica, la politica, la fede religiosa. Insomma, con il suo stile asciutto e diretto lancia subito dopo un monito che riguarda in qualche modo anche noi giornalisti, dice attenzione alle parole che usiamo, le parole non sono solo forma, portano con sé eh, dei contenuti e ci ricorda quindi che c'è una bella differenza nelle definizioni di rifugiato, di richiedente asilo o di clandestino. Ecco, vorrei dire che noi, noi giornalisti dal 2008 abbiamo uno strumento di lavoro che è la Carta di Roma, eh, si tratta di un protocollo deontologico, Proprio su queste materie. Allora, probabilmente Don Pierluigi è vero che mh, a volte per superficialità, a volte anche perché eh, il nostro lavoro è caratterizzato spesso dalla fretta, non rispettiamo sempre queste regole, non ci esprimiamo sempre nel modo corretto, e questo bisognerebbe ricordarlo sempre: fa, può fare molto male, fo, può fare molto male alle persone e certamente contribuisce anche a rafforzare degli stereotipi. Allora, in questo libro Don Pierluigi ricorda tutte le categorie dei cosiddetti ultimi. Lo fa, devo dire, con una sensibilità e un'empatia che del resto si riconosce in tutto il suo cammino di uomo e di sacerdote. A me ha colpito molto la delicatezza con la quale si mette dalla parte degli ultimi. Eh, parla di bambini, di disabili, di sofferenti psichici, così come anche eh, dei Rom, dei carcerati, dei transessuali e anche l'umiltà con la quale racconta del suo essere e del suo fare, sempre un po' eh, con un passo indietro. Però bisogna dire che per lui è anche un uomo che sa fustigare, che stigmatizza una eh, società che è volta al profitto e al potere, che queste categorie dei più deboli appunto le, le estromette. E dice non ci si può dichiarare cristiani e prendere parte alle ingiustizie e professare il razzismo. Non ci si può dichiarare cristiani ed essere complici della distruzione e dell'usurpazione dell'ambiente. Non ci si può dichiarare cristiani aderendo solo a parole al nuovo corso di Papa Francesco. Ecco, una figura ricorrente in questi scritti è proprio quella del Pontefice che è una figura illuminante e consolatoria anche nei momenti più difficili nei quali evidentemente. All'uomo per Luigi si può sentire stanco, ferito o soffrire eh, in qualche modo della propria solitudine. Ecco, non appartiene certo a lui una religione del potere eh, lontana dalla gente che consola in, in modo paternalistico senza metterci il cuore. Eh, dice anche credo nell'importanza di una fede profonda e di una religione leggera. Questa è una frase che personalmente mi ha colpito moltissimo eh, ed è un pensiero sul quale spero poi eh, varrebbe la pena insomma, ritornare più tardi. Però non voglio monopolizzare la serata, perciò adesso lascio la parola ai nostri ospiti. Più tardi penso che ci sarà anche il tempo di porre qualche domanda sia all'autore che appunto a, a Daniela e a Loris. Prego. Così mi sentite, sì? È giusto? Grazie. Allora parto io, beh, Gioia ha detto eh, tante cose, a questo punto io. Eh, mi presento, va bene, sono Daniela Luchetta, qualcuno di voi probabilmente non conoscerà la fondazione che presiedo, però eh, spenderò due parole anche su questa perché io credo che poi eh, principalmente sono qua proprio per parlare della mia esperienza che si lega tantissimo al tema della serata, cioè la, 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 la lotta all'indifferenza e il richiamo piuttosto alla solidarietà. Prima di tutto voglio fare anch'io quello che ha fatto Gioia, cioè ringraziare Don Pierluigi di avermi chiamato perché veramente mi sento senza nessuna falsa modestia, mi sento piccola qua, io penso di essere... Eh, cioè di rappresentare una realtà che per carità opera, lavora, fa tante cose però è sicuramente piccola rispetto a quello che fanno le altre persone che sono qua sedute al tavolo con me però eh, nello stesso momento sono estremamente orgogliosa e felice di essere qua e di raccontarvi quindi la mia esperienza e di poter condividere con voi eh, queste cose e, io direi che Due parole sul libro di, eh, di Don Di Piazza, sicuramente le voglio dire, aggiungendo a quello che ha detto Gioia, è che a me questo libro è sembrato più che altro veramente un grido, un grido di dolore incredibile. È una denuncia molto forte contro la società, contro la politica. Eh, contro questa politica e questa società, contro questo sistema anche economico e devo dire anche contro questa Chiesa o perlomeno non la Chiesa sicuramente di Papa Francesco ma contro la Chiesa, contro tutto quello che è eh, l'apparato più brutto della Chiesa che possiamo conoscere. E io penso una cosa, che se è vero come spero e come appare che Papa Francesco sta cercando effettivamente di cambiare la Chiesa eh, nel suo interno, e questo libro dovrebbe essergli recapitato, credo che bisognerebbe spedirglielo perché credo che Papa Francesco debba partire da qua, da persone come Don di Piazza che effettivamente mettono in pratica il Vangelo e lo vivono eh, giorno dopo giorno prendendolo alla lettera, richiamandosi veramente agli insegnamenti e alle parole di Gesù. Io devo dire la verità, no, non so se questo è il contesto giusto per dirlo, però è vero, io non sono credente, non seguo la Chiesa, però ho sicuramente una, una radice una, e la mia cultura, cioè le mie radici e la mia cultura affondano sicuramente nel cristianesimo. Credo che la figura di Gesù, tutti gli insegnamenti di Gesù siano veramente eh, imprescindibili dalla nostra vita, non, non si può vivere eh, senza tenerne conto. Per cui credo che questo libro, e soprattutto le parole eh, di, di Don Pierluigi, poi in realtà riescano ad avvicinare anche alla Chiesa e, a, e alla figura di Gesù le persone che come me, appunto, non hanno avuto questo dono della fede. No? Perché poi in realtà, e come anche lui dice nel suo libro, effettivamente vivere secondo determinati poi. Criteri, criteri, secondo una determinata etica ci avvicina comunque, no? anche al di là della, della fede proprio che si può avere o meno. Detto questo, parto appunto dalla, dalla mia esperienza, che eh, si lega in realtà a una grandissima solidarietà. Io eh, ho vissuto sulla mia pelle questa solidarietà e penso che mi abbia portato poi ad arrivare fino qua, perché quando, quando tutto insomma, diciamo che quando è successo, quando Marco è morto nel 94, 22 anni fa ormai, io ho sentito una, eh, una tale vicinanza da parte delle persone, una tale partecipazione, un tale affetto. E veramente, non sto parlando delle persone che mi conoscevano, che mi erano vicine, da cui probabilmente mi sarei anche aspettata tutto questo, ma da persone che assolutamente non avevo mai visto. Io ho dei ricordi impressi nella mia mente che penso non, non dimenticherò mai e, e penso che tutte queste persone, tutta questa vicinanza delle, delle persone che effettivamente mi hanno aiutato in vario modo e mi abbia trasmesso una tale carica di energia da cui io penso che poi sia nata effettivamente la fondazione. La fondazione ovviamente non, non è nata soltanto grazie a me, anche lì ho avuto tutto un insieme di persone che mi hanno aiutato, però è stata una grandissima forza ed è una forza che in qualche modo ci porta avanti ancora oggi, in parte perché le persone non ci hanno abbandonato, cioè continuano ad aiutarci, noi viviamo essenzialmente di elargizioni, di donazioni, per cui... Questo è fondamentale per noi, ma comunque proprio perché è una, è una carica, è un'energia. Io credo che dalla solidarietà possa venire una forza straordinaria, una forza che neanche noi immaginiamo di avere o di possedere. Per lo meno per me è stato così, sicuramente. E posso dire che anche per questo motivo ho visto entrando, ecco, verità per Giulio Reggeni, no? mi fa piacere che in questa serata si parli in qualche modo, si ricordi anche lui, perché io mh, ho partecipato al funerale di Giulio, ho scritto alla mamma di Giulio proprio perché mi sono ricordata della mia esperienza. Perché eh, ho ricordato quanto per me eh, sia stato importante sentire le persone vicino a me in quel momento. E allora ho pensato che se qualcosa si poteva fare per questa famiglia, eh, forse poteva essere anche questo: dargli una testimonianza del fatto che non sono soli. E. Penso che non siano parole vuote, cioè che sia veramente così, che le, le persone possano fare tantissimo. Quello che colpisce oggi è sicuramente l'indifferenza invece, no? come dice anche Don Di Piazza nel suo libro, l'indifferenza che ci ha abituato a fare il conto dei morti. No? Per quanto riguarda eh, l'immigrazione è qualcosa di spaventoso. Noi ci siamo abituati, stamattina sul giornale ce n'erano 25, mi sembra, 10 erano, bambini, 10 erano bambini e si gira pagina. È qualcosa di, di spaventoso, io penso che sia veramente il momento, un momento in cui ognuno di noi eh, dichiara da che parte vuole stare, perché ci sono talmente tante forze che eh, in qualche modo cercano di soffiare no? su... E su, non lo so, su quello che può essere il malcontento delle persone, su quello che può essere la paura delle persone. Indubbiamente stiamo vivendo un momento di crisi che non è facile per tantissimi aspetti e io credo che dobbiamo effettivamente avere il coraggio di riconoscere le nostre paure, di accettare che queste paure le abbiamo, anche che abbiamo paura degli altri, che possiamo avere paura anche di... Culture diverse, di persone diverse che arrivano da altri mondi che ci sembrano effettivamente estranee, e dobbiamo avere il coraggio di accettare il fatto che noi possiamo provare paura, ma questa paura non ci deve bloccare, questa paura ci deve portare comunque ad aprirci e ad accogliere. Dobbiamo assolutamente realizzare che quelle persone sono persone come noi che scappano da. E qualche cosa da cui noi scapperemmo se ci trovassimo in quella situazione, che quindi dobbiamo assolutamente tendere la mano. Non possiamo essere così ehm, veramente chiusi noi stessi da limitare la pena per queste persone solamente al bambino eh, che ci può capitare in quel momento, ci può capitare di vedere una fotografia, come è stato per il piccolo Ailan no? che ha fatto tanto scalpore, per cui a quel punto tutti quanti si sono commossi. Oggi chi se lo ricorda quel bambino? È qualcosa di spaventoso. Credo che c'è un'altra cosa che vorrei dirvi, ecco, perché poi è quello che alla fine le, le, le persone mi vengono a chiedere molto spesso, e non soltanto persone che posso incontrare nel... Come presidente della fondazione, ma anche perché io ho la fortuna, veramente una gran fortuna, di lavorare a scuola. Io penso che sia un lavoro splendido che, e io ho modo veramente di parlare con i ragazzi, ho modo di parlare con i loro genitori. E molte volte la domanda più comune che mi viene fatta è: beh, ma io cosa posso fare? In fin dei conti, io sono una persona, nel mio piccolo, che cosa posso fare? Io credo che ognuno di noi possa fare qualcosa, anche se non potrà fare grandi cose che magari cambieranno il sistema, ma innanzitutto votare nella maniera giusta è già qualcosa, non andare dietro a, a certi populismi, a certe cose che si sentono, già questo è già qualcosa, no? Ma poi si può fare qualcosa nell'incontro con l'altro, cioè quante volte eh, si nota in sofferenza quando... Eh, un, un extra comunitario viene a proporci qualcosa, magari anche in maniera insistente, questo è vero. Però quante volte noi eh, vediamo in, in sofferenza verso queste persone? No? Se soltanto noi realizzassimo quello che ha portato quest, quelle persone fino a qua, veramente penso che proveremmo vergogna. Allora io credo che nel nostro piccolo ognuno di noi può fare qualcosa, anche minima. Un sorriso, un'accoglienza, non dico un'attività di volontariato perché poi quello forse è già qualche cosa di più, no? Ma anche la, il, il modo in cui ci si pone verso le persone possono cambiare. Poi i gesti concreti possono essere tanti e sicuramente a livelli diversi. Ma mi fermo qui adesso e poi magari. Okay. Grazie. Buonasera a tutti, quando Pierluigi mi ha invitato a parlare un po' del, del suo libro per me è stato un grandissimo onore e piacere perché sento Pierluigi, e pur essendo lui un religioso, io no, eh, una persona estremamente vicina, abbiamo fatto dei passi, abbiamo compiuto, credo un cammino abbastanza comune e soprattutto rileggendo il libro... Eh, si scoprono dei personaggi che hanno albergato eh, nella vita di, di, di chi si è speso per, per gli altri, di chi ha fatto un, un cammino nella solidarietà. Eh, ovviamente mi ha colpito molto il riferimento, eh, credo importantissimo, nel libro di, di, di Lorenzo Milani, di Don Milani, per, per quella frase importantissima che lui metteva a Barbiana nella sua scuola. Quelle, quelle due parole, ai e care, a me importa, a me questa cosa interessa, eh, me ne appassiono, che andava contro il richiamo fascista, me ne frego, e che è stato per uh, la mia generazione un, un faro, un, uh, un chiaro richiamo a, a interessarsi alle cose e a capire che senso hanno le cose, a leggerle da, da differenti angolazioni. Credo che, che questo sia il richiamo più forte per, per quanto mi riguarda del libro, la necessità di scuotere le nostre coscienze, prima di tutto, nel, nell'interessarci, non, non interessarci solo di Ailan, ma quello che sta dietro, questa morte terribile di un bambino su una spiaggia di Bodrum. E quello che sta dietro è, è, è il mondo che sta cambiando, è, un, è una nuova fase. Storica importantissima, quella di 60 milioni di persone che in questo momento sono in fuga, sono in fuga per tentare di scappare da conflitti, da guerre, da carestie, da situazioni francamente intollerabili. Non è mai successo nel dopoguerra una situazione come questa, di 60 milioni di persone che, che scappano. E quello che noi vediamo, la sensazione che alcuni di noi hanno di assedio, in Europa è assolutamente una piccolissima punta di un iceberg di sofferenza, che rimane nei paesi in cui i conflitti esistono: vedi la Siria, lo Yemen, l'Afghanistan, oppure che tenta la fuga nei paesi limitrofi. E ripeto, quello che noi vediamo è una piccolissima un frammento di una tragedia. Questa tragedia che facendo i conti tra le persone che sono arrivate, tra il 2014 e quelle che arriveranno fino al, al 2016, sempre che i muri non, non li blocchino, e ho i miei dubbi, eh, costituiscono lo 0,5% della popolazione europea. Niente, 0,5%. Noi in Italia abbiamo l'8,8% di popolazione straniera e immaginare di condividere con 28 Stati membri eh, questo che alcuni chiamano fardello, io credo che sia totalmente. Irrisorio. Oggi, mentre noi parliamo, 14.000 persone stanno ai domeni, ai confini tra Macedonia e Grecia, e, lì, e staranno lì ancora per un, per un lungo pezzo. Probabilmente le persone che stanno arrivando eh, dal, um, dal, mar, dal mare Egeo, che stanno arrivando verso Atene e successivamente verso la Macedonia, aumenteranno costantemente. Questo campo che per il momento potrebbe albergare al massimo 1.500 persone, ne sta ospitando 14.000, diventeranno sempre di più e sarà una crisi umanitaria, che tutti stanno già commentando come grave crisi umanitaria, in realtà è una piccola crisi. In questo momento ad Azaz, nel nord della Siria, 120.000 persone sono bloccate, non possono attraversare il confine per andare in, in Turchia e sono in una situazione di stenti che noi non vediamo che noi conosciamo poco, perché non ci sono giornalisti in questo momento in questa zona. Io credo che stiamo creando dei muri che serviranno a poco. Alcuni sono muri eh, solidi, eh, barriere impenetrabili, altri sono muri della nostra mente. Ehm, pochi giorni fa ero al Visionario a, a parlare di Medici Senza Frontiere, delle, delle nostre attività. E, eh, ho esortato durante mh, alcune interviste a, eh, a muoverci di più, a fare di più, a essere più solidali. E ho richiamato l'attenzione dei friulani, popolo di, di migranti, popolo di persone solidali, persone che hanno sperimentato la solidarietà durante il terremoto e l'hanno saputo dare in moltissime occasioni, senza troppe parole, in maniera molto spontanea, in maniera forte. In questo momento trovo che eh, si stia facendo poco. Quest'inverno per vari motivi ero spesso qui, eh, mi è capitato di passare in stazione eh, al sottopassaggio della stazione di Udine con, eh, con la presenza in inverno, in, con temperature molto rigide di 80-90-100 afghani, afghani e pakistani, altri li avete visti senz'altro eh, ciondolare un po' senza fare nulla, eh, purtroppo loro vorrebbero fare qualcosa. Ma eh, la legge non lo consente per le strade di Udine altri dormono ancora, eh, pochissimi per fortuna, al uh, cimitero di Udine in un vecchio, in un vecchio baracchino eh, che serviva co come beh, ai fiorai insomma, della zona. E questa situazione è andata avanti per molti mesi. In questo momento la situazione si è, eh, eh, ha trovato un, una qualche soluzione. Eh, Bisogna tenere presente che ne sono arrivati degli altri, per cui ci sono una quindicina di persone. Se stasera passate sul sottopassaggio vedete 15 persone, perlomeno una ventina che dormiranno lì e eh, reiteratamente abbiamo fatto presente alle varie autorità eh, di Udine eh, la, la possibilità di fare qualcosa per loro, di trovare una soluzione. Spesso abbiamo trovato dei bambini che dormivano, dei minori che dormivano in condizioni veramente disagiate, con pochi gradi. E effettivamente si è trovata una soluzione solo a, a metà gennaio, in qualche modo. E eh, 300-400 persone stanno all'interno di una caserma, che più o meno tutti conoscete, eh, in, e hanno passato l'inverno in tenda, tende non riscaldate peraltro. Io credo che si possa fare di più. Insomma, questa esortazione a fare di più ha prodotto... Io non, non sono sui social network, sono su, ho un profilo a, su Twitter, ma insomma, eh, non sono su, su Facebook. Alcune persone mi hanno detto: Guarda, ti stanno massacrando su Facebook. E insomma, mi hanno fatto vedere i link, non che ne fossi particolarmente interessato, anche perché non intendo rispondere a persone che in maniera così eh, un po' vigliaca, no? da, da casa. Delle esortazioni proprio chiare al suicidio, no? per i friulani: copiti, oppure visto che sei di Udine, sai dove è l'edra, buttati nell'edra, e cose di questo tipo. No? Non, mi hanno, non mi hanno sconvolto. Ma fa molta impressione il fatto che la solidarietà non passi più attraverso dei gesti concreti e delle opere. La solidarietà o il commento politico, anche avverso avvengono tramite dei social network. Per cui se io stasera dovessi dire bisogna fare di più ai domeni, domani otterrò tanti I like oppure tante approvazioni via Twitter. Oppure tantissime persone che dicono vergognati, è ora di finirla, i migranti, basta. Pochi operano, pochi fanno. Ed è stato bellissimo, e sono citati nel suo libro, eh, un gruppo di pochissimi ragazzi a Udine, che hanno, sono andati a casa, hanno preparato dei termos, hanno messo del tè all'interno e banalmente hanno portato questo tè a queste persone. Hanno iniziato a fare una scuola di italiano, hanno iniziato a fare un, un minimo a tenere occupate queste persone che altrimenti ciondolerebbero tutto il giorno a Udine eh, senza fare nulla. Ospiti in arrivo: questa, questa piccola. Eh, organizzazione, insomma, eh, molto sgangherata, permettetemi di, di criticarla se c'è qualcuno di loro: <ride> sgangherata nel senso che veramente è, è stata messa su come si poteva, è un bellissimo esempio di cose pratiche, concrete che possono dar, dare un senso. Io ho una cugina che non si è mai eh, impegnata nel volontariato, perlomeno non in cose importanti. Che a un certo punto della sua vita, a, a 50 anni, decide di dare una mano e insegnare italiano. La cosa bellissima di tutta questa cosa è, prima di tutto, che ha insegnato, eh, sta alf alfabetizzando una persona analfabeta che non aveva mai avuto la possibilità di, di studiare e, e di, di leggere, e per la prima volta in vita sua riesce a leggere, ma soprattutto a vedere in mia cugina l'allegria, la gioia. Ed è questo il messaggio che vorrei far passare stasera. Spesso e volentieri, e eh, anche questo libro, un po', gliel'ho detto prima quando ci siamo trovati, trovo che delle volte abbia una, la, la mancanza di, un, di, di una speranza e di una gioia, perché c'è una gioia nel dare, c'è una gioia nel fare strada assieme delle persone ed è, ed è bellissima. Io ho avuto la fortuna, il privilegio per vent'anni di lavorare con Medici Senza Frontiere moltissime volte in contesti di guerra, in contesti difficili ed è stata veramente un il regalo più grande che avessi potuto ricevere, perché veramente fare del bene e fare dei pezzi di strada assieme alle persone ti rigenera, ti ricrea profondamente. E io vorrei che questa gioia nell'operare fosse qualcosa che noi tutti, che, che, che crediamo in qualche modo al... Um, al, al, all'accoglienza, al, al poter dare in maniera gratuita, eh, ci permeasse, perché sempre di più vedo una autoreferenzialità anche nell'associazionismo, un po' il piangersi addosso, quando invece secondo me bi bisogna fare il contrario, bisogna stimolare le persone a dire io faccio volontariato, io do, io credo in, questa, in, in questo tipo di... Eh, di, di, di servizio e lo faccio felice perché so che il piccolo cambiamento che tu puoi operare su una persona è un regalo grandissimo che fai a te stesso e io credo che, che, che questa sia una cosa importantissima che è, è molto banale me ne rendo conto non, non, non sono qui a, a raccontare delle cose eh, nuove ma, ma sicuramente una cosa vera e invece vedo sempre di più persone che come dire eh, frustrano la loro voglia di, di fare qualcosa dietro un video commentando eh, o, 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 o in qualche maniera intervenendo solo, solo a parole. L'ultima cosa che volevo, che volevo dire è sempre sull'epilogo di questo libro la marginalizzazione di eh, persone che operano come Pierluigi. Ehm, la regione si è trovata in una situazione eh, nuova, con un arrivo di, di migranti piuttosto importante, il fatto di non chiedere a delle persone come Pierluigi, che da 27 anni hanno messo in piedi una comunità e tengono una comunità di persone eh, che vengono da, 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 da posti lontanissimi del mondo, che hanno vissuto delle, delle cose difficilissime e l'ha fatto in maniera continuativa per tutto questo tempo. Il fatto che la politica non interpelli lui come uno degli attori, che ha qualcosa da dire su queste cose, trovo, lo trovo sconcertante. Soprattutto una regione che ha, che ha delle persone eh, eh, come dire, che, che conoscono il volontariato e che sicuramente conoscono molto bene l'opera di, di Pierluigi. Io lo trovo veramente incredibile e invito veramente le autorità che in qualche maniera si, si danno da fare eh, per quanto riguarda l'immigrazione a tener conto. Di questo valore. È un invito anche a chi fa delle cose a raccontarle senza paura, a raccontarle, a raccontarle con, con orgoglio. Noi in questo momento in Friuli Venezia Giulia abbiamo un piccolissimo progetto a Gorizia. Questa situazione viene descritta anche nel, nel libro di Pierluigi. La situazione di Gorizia con 350-400 persone che stabilmente. Durante l'estate dell'anno scorso e nella prima parte dell'inverno stavano praticamente sulle rive dell'Isonzo in condizioni pietose. Molti di voi avranno visto dei video, delle situazioni che ritraevano queste persone in una situazione veramente sconvolgente. A un certo punto abbiamo chiesto alle autorità a Gorizia se fosse stato possibile fare qualcosa per loro, visto che le autorità non stavano in qualche maniera risolvendo la situazione. Abbiamo trovato un ostracismo incredibile, alla fine la caparbietà, eh, la voglia di fare eh, ci ha spinto a continuare e a mettere in piedi un, un, piccolo, eh, un piccolo villaggio in container che può contenere al massimo un centinaio di persone in modo degno, senza sfarzo oh, ma con eh, ovviamente uno spazio riscaldato, la possibilità per queste persone di vivere dignitosamente. Eh, non potete immaginare lo stracismo che abbiamo trovato da parte del, dell'autorità e ancora oggi, mentre noi eh, sicuramente siamo impegnati su altri versanti in maniera molto più importante, eh, Ricordi i domeni per non ricordare i 60 paesi in cui lavoriamo e quindi i nostri fondi ovviamente sono fondi privati e noi dobbiamo fare delle priorità, dobbiamo capire dove investirli, eh, in questo momento fortunatamente appunto, eh, la Caritas, il Vescovo, alcune autorità hanno capito veramente l'importanza di questa situazione per dare un, un alloggio temporaneo alle persone che arrivano, eh, ma combattiamo tuttora con alcune persone perché eh, voglio dire allo scadere dei tre mesi dei nostri container che in qualche maniera uh, fungono da, da, da rifugio. Eh, allo scadere di tre mesi dalla loro presenza dovremmo chiedere una concessione edilizia. Ovviamente Medici Senza Frontiere non ha nessun interesse a costruire niente a Gorizia, è ovvio questo, è scontato. Vogliamo continuare a fare il nostro lavoro, a dare una mano se, se siamo accettati, se siamo in qualche maniera anche richiesti. E trovo veramente vergognoso il fatto che alcune persone eh, si preoccupino di cavilli legali quando ci sono delle persone. Che vengono dal Pakistan, che vengono dall'Afghanistan, che hanno dormito per mesi in condizioni agghiaccianti, anche per gente come noi abituata a lavorare in contesti di guerra, eh, in contesti malsani, con delle patologie dermatologiche importanti, con una situazione di salute spesso precaria, proprio dovuta alle condizioni in cui vivevano sull'Isonzo. Eh, insomma, io, io lo trovo francamente difficile da capire. Per cui, eh, quello che, 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 che voglio dire, qui chiudo, è eh, prima di tutto che ringrazio tantissimo Pierluigi per questo documento perché sono d'accordo. Da, da una parte è un grido, eh, da, da, dall'altra è un, un ricordare che eh, è importantissimo eh, il, il, il fatto di andare contro l'indifferenza, è un metodo per andare contro l'indifferenza. E, e, e forse quello, ed è citato molto bene nel libro, poi ne, ne parlerà lui, è quello dell'amore. De, del, veramente di il, il fatto che in qualche maniera l'amore possa essere il motore di determinate cose. Il fatto di chiuderci in noi stessi, il fatto di, di, di erigere dei muri anche all'interno di casa nostra, eh, non è esattamente il contenitore adatto per l'amore. L'amore, come diceva. Ehm, L'impegno e la strada, come dicevano Giorgio Gaber, sono, dovrebbero essere un, un aspetto centrale della nostra vita. Il giudizio universale, cito lui, non passa per le case in dove viviamo, dobbiamo ritornare sulla strada. E questo, secondo me, è l'impegno che, che tutti noi dobbiamo avere, e possibilmente con gioia e con voglia di, di, di poter dare a una persona un minimo di dignità quando la incontriamo e quando non, non viene dal, dal nostro paese, dalla nostra città, ma viene da un posto lontano e scappa da una guerra. Grazie. Grazie. E voglio, vorrei aggiungere a proposito, a proposito di Gorizia. Eh, beh, non solo che insomma è stato addirittura detto che siccome c'erano appunto questi volontari che si prodigavano eh, continuavano ad arrivare eh, persone a Gorizia proprio perché trovavano questa meravigliosa accoglienza e, e vorrei anche ricordare il fatto della Connectic People che gestiva il CARA e a tutt'oggi sono chiuse eh, le indagini, ci sono dei reati importanti. Eh, sono state contestate i reati fiscali, peculato, falso favoreggiamento a una trentina di persone. Ed è uno degli aspetti eh, di chi utilizza e, e si arricchisce sulle spalle di queste persone. E trovo che sia una cosa veramente scandalosa. Eh, adesso, a proposito di, di un'accoglienza reale, che è un'accoglienza che eh, non ha. Mai alcun tipo di giudizio e eh, che quella che le persone trovano qui, eh, c'è una persona che vuole intervenire. Eh, si chiama Alice, e eh, è una persona che ha trovato un certo tipo di risposta qui al suo bisogno spirituale, a una sua dimensione profonda eh, che non aveva il coraggio di, di emergere perché Alice è una persona che si è ritrovata a vivere in un corpo che non corrispondeva al suo vero sentire. Benvenuta Alice. Grazie. Scusate se ogni tanto mi commuovo, allora, buonasera, sono una semplicemente lei. E uomo è l'uomo che odia l'indifferenza e che ama l'accoglienza, maggio 2012, è il capitolo dodicesimo scrissi ora in un attimo. Mi guardai dentro, senza veli, nel profondo sospiro dell'anima, quella di un'Alice nata in un battesimo e rinata dall'acqua della foce del fiume tagliamento. Lei ora chiedeva di oltrepassare le porte di quella chiesa da cui il pensiero peccato l'avevano condannata. Molte volte si chiedeva se fosse peccato ascoltare la sua natura, il vero suo essere. Ascoltare, sentire la presenza di un amore divino e voler percepirlo ancora di più, avvicinandosi a un ministro della stessa Chiesa dalla quale era stata allontanata. Chiedeva solo accoglienza. Andai nella chiesa di Giuliano mentre Maria chiamava e o chiedeva un incontro con Don Pierluigi. Io tremolante, varcai la porta del Dio, giudicatore, ma misericordioso. Volevo pietà, almeno da lui. Un silenzio sacrale, un profumo di cera di candele e io. Dall'emozione caddi in ginocchio sul pavimento, freddo, liscio, mentre le lacrime cadevano. Dio, Dio, almeno tu abbi pietà, voglio tornare ad averti, voglio nutrire questa Alice e guidarla perché lei è piccola, indifesa, in un mondo nuovo e chiuso. Mi guardai attorno asciugandomi il viso e riscottendomi dal fatto che nessuno sentisse quel rantolo di uno stomachevole grido di pietà. Uscii dalla chiesa per aspettare nell'auto con la portiera aperta il ritorno di Maria nel piazzale del paese. Speravo mi dicesse di aver fissato un appuntamento. Quando lo vidi avvicinarsi con un sorriso. Io balzai dal sedile e senza esitazione mi mise a correre verso di lui. Oh, non mi interessava se era un religioso o un ministro, lui personificava in quel momento il Dio dell'accoglienza. E io lo abbracciai, lo baciai, ero commossa. Ero commossa al Massimo come lui e Marta, perché in quel momento non servivano parole. O sguardi, ma il gesto era eloquente. La Chiesa accoglieva questa alice dopo anni di sofferenza atroce, fisica ma anche spirituale. Ero disposta a tutto, gli dissi anche di un, una confessione pubblica in mezzo alla piazza dove voleva, di un peccato che non sapevo di avere. Ma forse avevo danneggiato persone innocenti in nome di una libertà. Mi sembrava l'incontro di Gesù Nazareno con Maria Maddalena, quella che definivo beccatrice. Anche la domenica, quando lui mi presentò, mi definì come la storia di una persona che attraverso un percorso doloroso è riuscita a ricongiungere. La separazione tra la sua anima e il suo corpo, e ritrovare felicemente l'unità della sua vicenda umana di donna. Questa è la terapia dell'anima di Alice. Grazie. Io penso che questo applauso abbracci veramente Alice. Grazie. Non... È bella anche questa emozione e questa sofferenza. Si, si capisce, si percepisce in maniera molto, molto netta e e anche tutta questa riconoscenza e questo bisogno delle persone di essere ascoltate, accolte, una cosa che Tierluigi di Piazza fa già da tanto tempo, anche se eh, probabilmente ha una forma di timidezza rispetto a quello che io adesso sto dicendo. <ride> mi farebbe piacere però che adesso intervenesse lui. Qualche vissuto che io ora provo. Ecco, il mio primo vissuto è di gratitudine a tutte le persone che con intensità e modalità diverse hanno favorito l'edizione di questo libro. E poi a coloro che hanno accolto l'invito a essere qui presenti questa sera per esprimere il loro contributo in modo, come abbiamo ascoltato, così profondo che partendo dal libro, come avevo chiesto anche loro, di soffermarsi meno sul libro e più sulla loro esperienza di vita. Quindi a Gioia, a Daniela, a Loris, e saluto anch'io con grande affetto Don Mario, che è un maestro, un amico, che non è potuto intervenire perché la sua salute e alle volte eh, lo mette in difficoltà. Gli dico tante volte, scherzando, eh, il male di cuore... Certamente non riguarda il cuore nel senso profondo dei sentimenti e della solidarietà e della disponibilità perché quel cuore dentro di te ha sempre funzionato alla grande. No? E poi anche la Goracci che non è potuta intervenire ma la ricordiamo perché si tratta di corrispondenti come lei che vivono in situazioni estreme, però una gratitudine anche a lei e una vicinanza per il suo lavoro. Poi una gratitudine a tutti voi che siete venuti qui questa sera per un senso, credo, di, come diceva Loris di, e anche prima Daniela, di un, per, un, per un respirare con l'anima la dimensione di una solidarietà che alimenta la disponibilità nei confronti degli altri, perché sono dimensioni che nutrono dimensioni ulteriori, perché solo vivendole si arricchiscono e si possono riesprimere con... Maggiore ancora dedizione e profondità. E mi pare che quando esce un libro, no, eh, l'uscita pubblica di uno scritto, eh, uno pensa, nel caso personale, che uno ha, ha elaborato, ha comunicato, però, l'ho detto altre volte, mh, quello che è entrato dentro di te. E quindi se nel libro si nominano alcune persone, di fatto io sento che dietro a tanti passaggi di questo libro, agile con le pagine, credo comunque con passaggi densi nel contenuto, proprio per questo, perché dentro a quei passaggi ci sono tante persone, tante. Ecco, e a me pare che un libro che esce eh, possa iniziare il dialogo con persone con cui un dialogo non è iniziato e possa continuare il dialogo e arricchirlo con persone con cui il dialogo eh, si è già iniziato da tempo, come così possa contribuire a incoraggiarci reciprocamente su questa strada che è ardua, difficile, ma l'unica strada umana possibile Che è quella appunto di una disponibilità, di un'autentica solidarietà. Ecco io personalmente, non crediate adesso che lo dica per falsa umiltà, mi è venuta anche l'espressione nell'ultima nell pagina proprio del libro, eh, forse perché dentro a questa complessità in cui viviamo, eh, mi sono sentito, specie nell'ultimo tempo della vita, come una piccola formica, quindi senza protagonismi. Sinceramente, ecco, senza esibizionismi, meno ancora, eh, dando quel contributo che si può dare giorno dopo giorno con eh, convinzione e perseveranza, certamente. E questo libro percorre alcune situazioni che sono contingenti, come quella di cui diceva Loris, eh, quel dolore a cui ci si riferiva prima. È vero, io l'ho. L'ho detto, l'ho scritto anche in quella lettera pubblica a metà novembre a, alle istituzioni, alla regione, perché per me dopo un anno in cui avevamo accolto in quella saletta che dopo si aprirà per un momento conviviale quei 22 persone che erano in stazione a Udine, io non mi sono sentito di lasciarle lì, chiamato da, eh, sì, da alcuni amici di ospiti in arrivo e, e nessun gesto di... Particolare disponibilità, nessuna eccezionalità, mi sembrava impossibile tornare a casa e lasciarli lì. E ho sentito questo, voglio dirlo, quella sera: ho sentito dentro l'animo una dimensione abbastanza anche indescrivibile, con le parole, cioè non facilmente dicibile, che è quella che ha mosso l'apertura nel febbraio proprio di 28 anni fa. Fa febbraio della casa parrocchiale per accogliere i primi tre ganesi. È quella dimensione che ti porta a, a rischiare anche, senza considerare le conseguenze, che pure razionalmente uno è, è, è doveroso che consideri. Però è come a ribadire che senza la dimensione profonda dell'anima, senza quella spiritualità, intesa anche laicamente come profondità dell'animo, senza la cultura intesa in senso antropologico di profondità e di relazioni con l'altro, di qualsiasi sia la sua, la sua provenienza, cultura e fede religiosa, senza un'etica del bene comune, già Hans Küng tanti anni fa parlava di un'etica mondiale, che con ispirazione di culture e fedi religiose diverse ma anche laiche andasse a costituire quel vincolo etico, vincolo per tutte le persone in quanto esseri umani. Ecco, allora ecco, si percepisce questo e si dice che eh, si rischia anche se non si sa poi come andrà a finire. Quella sera tornando a casa non avevo avvertito nelle sore sorelle che sono qui, nei volontari, io mi sono preso questo rischio anche, che ho detto meglio che dormano per terra, al caldo, però che in una casa abbandonata di Udine. Io ho avvertito come sia importante questa dimensione dell'anima perché è quella che muove le situazioni e che poi favorisce maggiormente anche un'organizzazione, una politica, una legislazione adeguate. Io credo che oggi manchi proprio alla politica, anche alle istituzioni tante volte questa dimensione. Manca questa dimensione spirituale, culturale ed etica a cui attingere. Ma non, se non c'è questa fonte a cui attingere... Che mai? Che progetti si faranno mai? Si faranno progetti che sono eh, molto corti, che sono suggeriti più dalla situazione contingente, che sono attenti piuttosto agli umori di, degli elettori, al consenso più o meno facile o ostile della popolazione. Ma noi crediamo che ci deve essere una politica e un'etica che, che guida anche le situazioni delle comunità non solo che amministra, ma che anche guida. Don Milani, che con Loris abbiamo anche prima recitato insieme, diceva ai suoi ragazzi: una straordinaria definizione: che la politica è l'arte di uscire insieme dai problemi, che tutto il resto è avarizia, egoismo, l'arte di uscire insieme dai problemi. E un Papa, come Paolo VI arrivò a dire che la politica. Dovrebbe essere l'espressione massima dell'amore, della carità. Queste sarebbero le traiettorie su cui anche oggi noi ci muoviamo. Ecco, dovremmo, dovremmo muoverci. E qualora ci sono queste situazioni contingenti, perché io ho sentito per, per mesi questo dolore di, sì, di centinaia di persone che in una regione come la nostra dormivano alla ghiaccio. adesso si è risolto ultimamente. No, con l'apertura del dormitorio della Caritas a Udine, con la Cabarzerani eh, che accoglie non più sotto le tende. Ma per un anno intero dicevo: non era possibile. Allora avevo scritto anche questa lettera, che poi è stata come dire, supportata da tanti gruppi e ecco, da tante associazioni. Ecco, nel libro ribadito come per me nella mia vita, con tutti i limiti certamente, oh, eh, sono state tre e sono tre ancora le direttrici che mi orientano. Il Vangelo di Gesù di Nazareth, che per la mia vita è un riferimento fondamentale quotidiano. L'incontro con le persone, in qualsiasi situazione si trovino, senza un, un armamentario dottrinale, moralistico, preventivo, per cui l'incontro con la persona sarebbe già in qualche modo ostacolato o frenato o limitato, o comunque si esporrebbe con parole d'ordine, con frasi fatte l'incontro con la persona come si presenta. Allora il Vangelo e le persone con le loro storie. Tante volte ho detto anche ieri nell'Eucaristia della domenica che mi son chiesto e mi chiedo Gesù di Nazareth cosa farebbe adesso. Cosa direbbe? E ha detto però e ha fatto, quindi l'esemplarità c'è e si ripropone, non cosa ha detto una verità astratta lontana dalla vita delle persone. Non quello che ha detto un confezionato moralismo che non incrocia la vita delle persone. Il Vangelo è la vita delle persone e insieme la mia coscienza. Papa Francesco, nella corrispondenza con Eugenio Scalfari, ha detto che per il credente e non credente, che si dichiara in anche se qui si apre, secondo me, un grande capitolo della vita, dice che per tutti e due le posizioni, fondamentale è quello che si decide nella propria coscienza, dove ognuno si trova di fronte a se stesso e decide, decide. Si può dire in modo sbrigativo per il bene o per il male, pensando al bene delle persone o al male delle persone, non un bene o un male così astratto. Ecco. E sì, si dice che è tempo di prendere posizione, lo è stato tutta la vita, certamente, no? Eh, ci siamo abituati, veniva già detto, alla sofferenza dell'altro, non ci riguarda, non ci interessa, le persone sono numeri, cifre. Ci si commuove un momento di più per un bambino, ma poi per gli altri bambini di cui non c'è la foto, di cui non c'è il nome, non ci si commuove che siano morti ieri dieci, non ci si commuove più. E quindi indifferenza, paura, distacco, difesa da ogni possibile coinvolgimento purtroppo pervadono questo mondo, ma è vero, dobbiamo sempre cogliere, non per un surrettizio artificioso recupero di speranza, ma i tanti segni positivi che ci sono. Quindi abbiamo tre anche a questo tavolo, quattro con l'intervento di Alice, c'è cioè Loris che è Presidente attualmente di Medici Senza Frontiere, io, dico io, sono onorato della sua presenza e di quella di Daniela, di Gioia. Daniela per l'esperienza umana che ha vissuto e per quello che da quella esperienza dolorosa si è tramutato in un progetto di solidarietà per i bambini colpiti in situazioni di guerra. È gioia perché cerca di, di fare brutto, di essere giornalista in un modo sensibile e attento, e per come Alice ha detto con commozione ecco, della sua storia. C'è un passaggio, ecco, dico due o tre cose ancora, non voglio adesso ripercorrere il libro, ma che è venuto, ma non per, ripeto, protagonismo personale, guardando la vita, la storia. Io poi ho fatto dei nomi, ma ho detto non, non l'ho fatto certo per accostarmi a loro, ci mancherebbe. Però come si possa provenire da una periferia come Tualis, in Carnia, e aprire un centro di accoglienza? Uno si chiede perché. Come padre Balduce sia nato figlio di minatore a Santa Fiora e poi abbia descritto l'uomo planetario. Perché? Padre Turoldo è nato a Coderno, nella famiglia più povera del paese. Ed è diventato il profeta e il poeta, padre Turoldo. Come dire che pare che dalle periferie possa venire qualcosa di positivo. Come dire che chi vive al centro ed è circondato dalle difese che il centro erige. Forse non guarda in profondità il mondo, la storia e la storia delle persone. C'è qualche eccezione, ho scritto nel libro. Una è quella di Don Milani, che era nato al centro, famiglia borghese, benessere, avviato gli studi a Brera, di pittura. Ma poi, quando ha scelto di, di essere prete, è diventato totalmente prete da essere mandato nella periferia di Barbiana. E, e quella periferia con la sua profezia è diventata, dal luogo periferico, come dice il profeta Isaia, luce sul monte, ha illuminato non solo l'Italia e l'Europa, perché la lettera ai giudici appartiene, al, anche la lettera alla professoressa, ma in particolare poi la lettera ai giudici appartiene alla pedagogia universale, planetaria, la lettera di Don Milano. Ecco, questo delle periferie e del centro è un tema, credo, importante, importante. E potrei dire, poi, per come è proceduta la mia vita, dico poi anche, come ho detto sopra, a Loris, un pensiero così, dicendolo pubblicamente per condividerlo anche con voi, rispetto alla sua osservazione, che non è che non l'accolga tutt'altro, ma l'accolgo con una mia meditazione. E potrei dire, con, però con una risonanza positiva dentro di me, nel mio cuore, nella mia coscienza, che nella mia vita... Anche se con intensità e caratteristiche diverse ho vissuto sempre in periferia. Perché è periferico anche centro-Balducci, come diceva Loris, sia per la politica sia per la Chiesa. Io considero una ricchezza, una salvezza, questo che preserva dall'essere integrato nel sistema dominante della cultura, della politica, del potere e dell'ideologia clericale. Una condizione di che consente di conservare e alimentare la coscienza critica, la libertà di parola e di decisioni, senza essere costretti a tacere, costretti a tacere perché si sono ricevuti dei favori o per mantenere la compiacenza da parte di qualche autorità. Questo non ci appartiene ed è una libertà importante, è una libertà grande, poter dire quello che è detta la coscienza e quello che incontri come quello con Alice. E con tante altre persone suggeriscono il tuo cuore, la tua coscienza che si sente guidata ecco, dal Vangelo. Ecco, certo, questo Gesù di Nazareth, in modo crescente per me è un grande riferimento, ma qui solo accennando a prerei ecco, a quello che ha detto Loris, Daniela. E, cioè, io mi chiedo tante volte, qui c'è stato un. Quando abbiamo presentato il libro con Margherita H, anche da qui, no il 27 novembre era, ricordo, una serata piovosa, tanta gente ha dovuto andare via che non stava nella sala, un incontro molto intenso. No? Allora, io non voglio adesso attribuire la fede a chi sente di non pronunciarla, però è per me è un discorso aperto, perché fino a poco tempo fa, in fondo, quando si diceva, come abbiamo sentito anche qua, io... Io mi considero laico, umile credente, sempre in ricerca e anche prete, dove l'anche non è sminuire il compito, ma è ricondurlo al servizio umile e disinteressato in una comunità e se può servire anche a contribuire al bene di una società. Ora, ora eh, dire credente, io credo umilmente, un altro dice: Io non mi sento credente, però per me il discorso incomincia, non finisce. Tante volte l'abbiamo fatto finire quando una persona si è espressa così, abbiamo messo il punto. Per me invece si apre, sono i due punti, perché si apre il grande discorso della vita. In quale Dio si crede? Qui è scritto, in fondo. Il Dio del potere, il Dio che diventa maschera religiosa, ho scritto in una frase, maschera religiosa al potere. Maschere. In quel Dio neanch'io non credo. Non credo neanch'io in quel Dio. Allora quale Dio? In quale Dio si crede e in quale Dio non si crede? Il discorso è aperto, molto aperto, più di quanto sembri. Perché se poi questo straordinario Gesù di Nazareth dice che il giudizio finale, ma che di fatto è il giudizio di ogni giorno, non è sulla dottrina, non è neanche sull'appartenenza alla Chiesa anche se io ci tengo a essere nella Chiesa, a celebrare l'Eucaristia, perché è un riferimento fondamentale dell'anima, mi mancherebbe molto, mi nutro a questo, certo, però il giudizio finale è questo, ho avuto fame e mi hai dato da mangiare, sete e mi hai dato da bere, ero nudo e mi hai vestito, nudo non solo di vestiti, anche di eh, dignità, denudato di dignità, ero forestiero e mi hai accolto, ero malato e mi hai... Ha visitato, che non è la visita passeggera, è coinvolgersi nelle situazioni umane. Ero carcerato e sei venuto a visitarmi, cioè ci sei occupato della mia condizione. Ogni volta che l'avete fatto al più piccolo, più dimenticato, l'avete fatto a me. Quindi c'è una identificazione misteriosa fra Dio e l'uomo, bisognoso, in difficoltà. Non è come è stato spiegato tante volte che se tu ti comporti così. Fai una buona azione per cui puoi ottenere dei meriti. Questa è stata una costruzione religiosa che non c'entra nulla col Vangelo, c'è una identificazione. Quindi, chi è credente o non credente rispetto al Vangelo di Matteo che parla in questo modo? Domanda aperta: c'è Gesù dice Lori, sei presidente di Medici senza frontiere, cosa state facendo? in 40 paesi del mondo cosa state facendo? quello che ho insegnato io. Daniela, cosa state facendo a Trieste con la fondazione Lucchetta Otta d'Angelo? quello che vi ho insegnato io. E allora lasciamo il discorso aperto, perché non solo è aperto, ma è apertissimo questo discorso, che non significa svuotare il senso della fede, ma neanche, eh, come dire, porre solo su un piano socio, meramente sociologico l'impegno che vede voi perché c'è anche una dimensione di ulteriorità nell'impegno che voi esprimete. Non detto, non dichiarato, ma quanti si dichiarano cattolici e poi scrivono su Facebook quelle frasi a Loris de Filippi o dicono altrettante frasi nei confronti miei o di altri in nome della e quanto razzismo c'è in nome della, non, non della religione, perché sarebbe il del, nome non della fede, scusate, della religione, perché fra fede e religione c'è una distinzione che è da fare. Quanti le, con l'identità, radici cristiane, identità cristiana, cultura cattolica ergono muri e fili spinati. L'Europa, che pretendeva nel libro scritto, un dibattito proprio aspro per collocare le radici cristiane. Nella Costituzione, dov'è questa Europa che non riesce a trovare una coesione dei popoli, l'Europa dei popoli che non c'è, per affrontare questa grande questione, incidendo sulle cause, come diceva anche Loris prima, e poi su un progetto di accoglienza di immediato, medio e lungo termine. Poi c'è questa, questa riflessione sui primi e sugli ultimi, perché tante volte questi criteri dei primi e gli ultimi gli stabiliscono i primi di questa società. I primi stabiliscono anche chi sono gli ultimi. gli ultimi. E ancora un piccolo cenno che nel sottotitolo del libro io lo sento che non è solo, certo, principalmente l'esodo di tanti, di 60 milioni in cammino sulla faccia della Terra, però l'esodo è anche l'esodo di noi tutti verso una nuova umanità. Papa Francesco nella Laudato Si dice che il mondo, così come non può continuare, a, non potrà continuare a vivere una nuova umanità, l'esodo è un passaggio, un cammino e siamo tutti dentro questo passaggio. L'esodo delle migrazioni è l'esodo nostro verso un mondo che sarà comunque diverso da quello in cui oggi viviamo. Io sono certamente contento, lo scrivo di Papa Francesco, qui ho visto che c'è Don Giacomo, Don Renzo, alcuni amici preti, contento molto, siamo incoraggiati perché è stata questa... Che Papa Francesco ha riproposto la Chiesa in cui ho sempre creduto, la Chiesa per cui sempre ci, ci, mi sono e ci siamo battuti. Dispiace per questa scarsa ricaduta nelle diocesi, nelle parrocchie, anche italiane. Troppo scarsa la ricaduta, ecco, di Papa Francesco. Però, ecco, certo, lui non può cambiare la Chiesa senza il contributo di tutti, per questo ecco, siamo in sintonia, certamente. Con lui, ecco, io mi fermo qui nel caso ci possa essere. Quindi vi ringrazio molto perché sento questo, ecco, fra come dire, impegno e timidezza, sento questo e no, dimenticavo, devo un attimo, mi scuso, di non rispondere, dialogare con Lori su questo. E a lui ho detto, lo dico anche perché ci può essere questa percezione nel libro, pur dentro la grido, pur dentro la denuncia, la proposta, questa sorta alle volte di percepire come un velo di. Melanconia, forse, di, come di tristezza, no? di preoccupazione. Sì, allora dicevo a Loris questo, che personalmente, come uomo e come prete, percollo con tutti i limiti, ma quello che sono riuscito finora, come riesco, eh, cerco di vivere relazioni con le persone sincere, veritiere, quindi di un'accoglienza, di un ascolto che non riguarda solo... Le 50 persone che sono qui ospiti al Centro Balducci, ma tante persone. E dentro di me negli anni sono entrati tanti dolori, tanti, alle volte dolori lancinanti, lancinanti. E quindi, dentro questo c'è questo patrimonio onero che è un onere, alle volte ecco, non è semplice portarlo e riuscire in mezzo agli impegni a comunicare anche magari quella gioia che si, eh, si dovrebbe esprimere nel donare. Si dona ugualmente, ma forse anche con, alle volte con, con minor gioia, che non è che non ci sia nell'intimo del cuore, della coscienza, ma alle volte deve convivere con tante storie, tante situazioni che alle volte davvero sono, sono difficili, è difficile portare dentro. Eh, con, sì, con portarle è difficile. Volte, una volta ho detto in chiesa, poi è stata una frase ripetuta che mi è sembrato, e così ci confessiamo pubblicamente, alle volte mi è sembrato sinceramente di, come di avere un cuore troppo piccolo, ho detto, perché mi pareva che non stesse più un'ulteriore comunicazione di dolore. Questo è forse per quello che tu hai colto e io l'ho. Sì, l'ho comunicato, l'ho spiegato, ecco, in me avviene anche questo e quindi questo è dentro di me ed è un patrimonio profondo ed è lì, ecco. poi ci sono le varie stratificazioni, ci sono anche poi l'immigrazione, ci sono gli impegni culturali, domani sera ci sarà un'altra sala, speriamo, gremita, che per l'8 di marzo ci sarà un incontro con il movimento se non ora quando e anche chi ha fatto progetti nelle scuole educative bambini e bambine di oggi, donne e uomini di domani con apporti ecco, di persone davvero profonde nella loro riflessione e quindi ecco il centro è anche questo di accoglienza ma insieme di promozione di una sensibilità e di una cultura cerca di esserlo ecco perché è una fatica ma cerca di esserlo aperto, aperto un luogo aperto ecco, ad accogliere Situazioni, esperienze, persone codiverse e incontri culturali come quello di questa sera che va oltre certamente il mio libro. Grazie. Grazie. Don Pierluigi, grazie, grazie anche di, di aver voluto condividere con tutti noi questi sentimenti che sono così veri, così profondi, così personali. E, e, un po' di amarezza, insomma, l'abbiamo percepita tutti, credo, no? E, sofferenza. E sofferenza, sì, in un, nella difficoltà di, di, di farsi comprendere, di. di di avere un patrimonio che, che a volte è veramente misconosciuto e immagino io anche la, la, la grande fatica poi di passare no, da, eh, da, un, da un momento all'altro, stavi appunto dicendo di momenti culturali, questo è un centro che offre un sacco di cose. E, e quindi si tratta, eh, come posso dire, appunto di, di, di passare da un incontro pubblico a un momento eucaristico, al momento in cui tu ascolti la sofferenza di tante persone. E, e insomma è tanta roba, <ride> come dire, è veramente tanta roba. Allora per, così, come eh, posso dire, eh, abbassare un po' questa soglia di emozione che credo sentiamo tutti. Eh, prima è stato detto... Ehm, si parlava delle paure, della stigmatizzazione, eh, delle strumentalizzazioni di certe parti politiche rispetto a questo problema che viene considerato e percepito solo come problema no? dell'emigrazione. Eh, L'incapacità poi delle istituzioni di affrontare questa situazione se non come emergenza. Ehm, ecco, io vorrei sentire in questo caso il don Pierluigi di Piazza, esperto per 27 anni di storia e quindi quali sono le, le sue proposte eh, concrete, no? se, se, se finalmente fosse stato interpellato in quel momento in cui invece non lo è stato evidentemente, che cosa avrebbe proposto? Qui c'è anche Gianfranco Schiavone che è un riferimento a livello nazionale ecco, su questa questione aperta di immigrazione in generale, poi dei profughi come vengono indicate le persone per gli ultimi arrivi e quindi anche lui, siamo incontrati anche recentemente anche con la Presidente della Regione, Deborah Saracchiani, con l'Assessore eh, Torrenti, ecco, eh, abbiamo parlato anche con Loris, riunioni anche qui, ecco, certamente a me pare che quando si tratta di una situazione così evidente, così clamorosa, Dovrebbero entrare in campo partendo da più lontano, pare, ma tutto è interdipendente e Loris poi può dare un suo contributo anche più preciso del mio. Dato che è una situazione mondiale, le organizzazioni mondiali, l'ONU ad esempio, com'è l'ONU, si dice di una riforma dell'ONU da tanti anni, come può intervenire in queste situazioni per prevenire, per gestire, per progettare. E poi l'Europa, e poi l'Italia, e poi la regione. Certo, tutto è interdipendente, però ho detto alle volte, forse sarò idealista, se ci fosse un'Europa con cui è stato Cacciari a fine ottobre, lo diceva anche lui, che le famiglie degli statisti europei non ci sono più, famiglie dicendo di diverse ispirazioni anche eh no, politiche. E ci vorrebbe... Diciamo, se ci... Se ci fossero non i funzionari che discutono a tavolino, ma chi, chi sa immaginare anche progettare un futuro, ad esempio, per i, per i paesi eh, del Sud-Sara, un'Europa che progetti per 30, anni. per 30 anni, però cominci presto, poi ci siano progetti medi in cui si coinvolgono, eh, certo, eh, finanziamenti grandi, ma si coinvolgono competenze, che ce ne ci sono tante, di giovani soprattutto, italiani e di quei paesi da cui le persone scappano, impoverendo anche quei paesi. Progetti che riguardano l'agricoltura, le scuole, la medicina. Progetti in cui si diventa coprogettanti e cooperanti, non con camuffato neocolonialismo. Un progetto, l'Europa così potrebbe farlo? Sì. Perché non se ne parla nemmeno? Questo vuol dire andare a incidere sulle cause di certi spostamenti. E poi c'è la grande questione delle guerre. Io nel libro lo dico. Quando è nata l'ONU, era scritto nelle motivi ispiratori dell'ONU che le generazioni future mai avrebbero dovuto vedere la guerra come risoluzione dei conflitti fra comunità e popoli e che il ricorso alla violenza sarebbe stato limitato al minimo con un esercito dell'ONU che interveniva preventivamente e con azioni di interposizione. Poi questo è saltato totalmente, perché negli ultimi decenni è sono intervenuti gli Stati Uniti, sono intervenuti, è intervenuta la Nato, alle volte con approvazioni così discutibili, qualche volta delle Nazioni Unite, alle volte neanche. Facendo i disastri, qui Massimo Cacciari ha parlato, mettendo fra virgolette, citando ad esempio anche la Libia, di criminali della politica, cioè di chi fa una guerra e non immagina neanche quello che succederà dopo, quali classi dirigenti andranno a condurre quei paesi dopo che le azioni belliche si sono finite. Questo è lo scenario che io penso. E poi una progettazione dell'accoglienza. Perché noi, Loris può dirlo, ripeto, meglio di me, noi anche nel dibattito qui di questi mesi passati, Udine, Gorizia, ospiti in arrivo, Medici Senza Frontiere, nel piccolo il centro Valducci, siamo rimasti ancora al primo passo. Cioè chi bussa la porta e tu aprendo l'uscio della porta dici puoi entrare o no, non entri. Questo è il primo passo. Poi c'è tutto il progetto del futuro di queste persone, che alle volte sono anche qui da noi sospese nel loro progetto di vita. Dove andranno? Tentano di andare verso la Francia, poi Calais è diventato un dramma, poi adesso la, le ruspe, no? verso la Gran Bretagna, verso la Germania. Ma questo, se ci fosse un progetto serio, per me vuol dire anche stringente. Con percorsi ben definiti? Questo si dovrebbe sapere. Le persone dovrebbero essere orientate. Chi resta, chi va, cosa fa? Ecco, questo è un progetto che manca, manca, progetto che manca, progetto stringente della politica. Noi siamo con la legge Bossi-Fini, questo sull'immigrazione in generale, che è del 2002. Fini diceva, quando era attivo in politica, che era una legge profondamente da riscrivere. Nessuno la nomina, nessuno la tocca se non cade il Parlamento, questa è la verità. Non abbiamo una legge organica sui richiedenti asilo, organica per il nostro Paese. Quindi la politica deve operare con questa progettualità stringente, pro programmare, decidere e attuare però, attuare in modo serio. Ecco. Questo io avrei detto, anche in Regione ugualmente. E qui a livello regionale. A livello regionale abbiamo detto anche con Gianfranco, anche nell'ultimo incontro, questo famoso un tavolo. Permanente, regionale di persone competenti, appassionate, esperte o che diventano esperte facendo, che monitorizzano, con, che monitorizzano continuamente la situazione regionale, che indicano le possibili soluzioni. E questo tavolo dicono che in qualche modo c'è già, che convocheremo presto ecco, un tavolo che c'è già, ma lo allargheremo ad altri soggetti, poi il tempo passa. Ecco questa. Questa, come diceva Loris, questa volontà maggiormente determinata ecco, di operare, anche se, se non è un disgiuntivo da quello che ho detto finora, è un se aggiuntivo e di premessa. Io credo che la questione sia prima di tutto culturale e quindi, lo dicevo anche, dato che pochi comuni in Friuli accolgono, c'è una reticenza rispetto a questo, e ho detto anche al prefetto, quando ho avuto un colloquio con lui non, sì, poco tempo fa, che non basta andare negli ambiti a suggerire ai comuni che è importante accogliere, che se fosse di peso da medico, scusate, scusi se mi permetto, i prefetti, insieme alla Regione, i Questori, insieme. Si chiamavano i sindaci, un prefetto può obbligare i sindaci a partecipare, e si, fanno, si fa scuola ai sindaci, perché ho bisogno anch'io di scuola. Si fa scuola sul fenomeno migratorio a livello culturale, giuridico, amministrativo, e poi si accompagnano i comuni che si disporrebbero ad accogliere, si accompagnano da parte delle, della regione, sostenendo il progetto. Ecco, dire accogliete in modo generico, poi è chiaro che. Se questo cade in una difficoltà, eh, resta, resta Sente, che la gente, la gente ha bisogno che di ha essere protagonista. Questo. questo è il mio pensiero. Daniela voleva intervenire. Signor... No, no, io volevo soltanto sottolineare una cosa che anche tu dici nel libro: quanto è grottesco alla luce di tutto quello che avviene il fatto che l'Europa abbia dibattuto per tanto tempo sulla propria ispirazione cristiana? No? E quanto in realtà tutto questo venga a mancare in maniera così clamorosa e, e nessuno. Ancora oggi si dice no? che per entrare nell'Unione Europea bisogna rispettare i diritti civili, cioè lo si dice nella Carta. Però poi in realtà eh, chi lo fa rispettare? Cioè, no, non esiste effettivamente coerenza no? ne, nei comportamenti, è veramente pazzesco. E poi c'è un'altra cosa che mi ha colpito un po' anche perché mi ha toccato da vicino, eh, ma quando tu dici che non bisogna avere paura di andare contro una legge, quando quella legge è sbagliata, no? quando ci si rende conto che questa legge va contro effettivamente i diritti delle persone. E, mh, no, non è una cosa facile da affrontare questa, perché si ha effettivamente anche paura no? di infrangere una legge, però questo è un principio sacrosanto, sono esistite anche le leggi razziste, no? le leggi razziali. Le... Dobbiamo ricordarcelo secondo me, perché effettivamente non sempre purtroppo ehm, chi legifera sta dalla parte, dalla parte giusta. No? Breve... Brevemente per, per complementare insomma, rispetto a quello che la Regione potrebbe fare, eh, io credo che... Eh, Raccogliere, era per quello che esortavo prima la Regione a prendere in considerazione l'esperienza di Pierluigi, l'esperienza per esempio di Trieste, ma avere eh, l'opportunità di mettere assieme eh, per esempio delle voci diverse che, che, che sono presenti in Regione e verificare per esempio per quale motivo ci sono delle prese di posizione talmente diverse provincia per provincia, credo sia il primo passo da fare. In Friuli pochissimi sanno l'esperienza che, che sta portando avanti Gianfranco Schiavone a Trieste, non se ne sa quasi nulla di quello che succede a Gorizia, a Pordenone, già un primo passo potrebbe essere questo. E soprattutto ascoltare l'esperienza... Ricordiamolo che si tratta di accoglienza diffusa. Accoglienza diffusa vale la pena. Lo stavo proprio... oh, eh, no, stavo dicendo che gli esempi di, di accoglienza diffusa che sono presenti in Regione sono una tra le soluzioni più, più belle, più importanti. Una soluzione che mettono come protagonisti i cittadini e non le istituzioni. E non solo le istituzioni. E questo credo sia uno spazio da, da sperimentare. Una, una struttura come questa, che per 27 anni ha fatto accoglienza, non può non essere tenuta in considerazione. Il, se eh, per, per, per assurdo 10 ehm, parrocchie in Friuli, 20 parrocchie in Friuli, avessero il coraggio di fare un salto nel vuoto, come diceva prima Pierluigi, poi vi voglio raccontare un nostro piccolo salto nel vuoto, senza sapere necessariamente che domani avremmo un finanziamento regionale o statale che ci permette di andare avanti, ma facessimo prima di tutto un esempio di solidarietà concreta, aprendo le nostre parrocchie, aprendo delle canoniche, dando la possibilità a alcune persone di essere accolte, sarebbe un segno molto importante. Ovviamente non deve rimanere l'unico segno, perché le istituzioni in questa regione e in tantissime altre regioni italiane devono, secondo me, allargare i, i, loro, i loro confini no? e, e in qualche maniera saper accogliere ancora di più. Ci sono delle regioni poverissime in Italia, come la regione Sicilia, che rispetto all'accoglienza e rispetto al numero di persone che passano e si fermano e vengono accolte, e, beh, veramente non hanno niente a che vedere con delle regioni del nord un po' più opulente, un po' più ricche, con un tasso di disoccupazione sicuramente più basso, fanno. La, la piccola cosa che volevo raccontarvi brevissimamente è successa il 15 aprile dell'anno scorso, quando all'ennesima tragedia del mare noi tro ci trovavamo come Medici Senza Frontiere a Santa Severa vicino Roma nell'Assemblea Generale con 200 persone a parlare dei nostri problemi. E quella domenica è successa una tragedia come ricorderete tutti: 900 persone, eh, quasi tutti eritrei, che vanno collano a picco, una tragedia ancora più grossa di quella che noi ricordiamo bene, quella di Lampedusa, del 3 ottobre 2013, no? dove che ha scaturito l'esperienza di Mare Nostrum. Bene, l'esperienza di Mare Nostrum, come sapete tutti, è terminata. Il 31 dicembre del 2014, dopo un anno in cui effettivamente aveva dato dei frutti incredibili, 130.000 persone salvate. E noi, sapendo che l'esperienza di Mare Nostrum stava finendo, nell'ottobre del 2014 abbiamo chiesto un incontro con Renzi e eh, abbiamo chiesto a Renzi di darci delle rassicurazioni sul fatto che ave, in qualche maniera l'Europa o l'Italia avrebbe continuato l'esperienza di Mare Nostrum. Ovviamente ci fu una prima promessa in senso positivo, fu smentito da Alfano qualche giorno dopo che decretò la fine di questa, di questa esperienza di Mare Nostrum e eh, il 15 aprile del 2015, eh, davanti a questa tragedia, ci trovammo davanti a un imperativo, molto, molto davanti a una domanda no? molto forte che era quella di dire eh, ci accodiamo a tutte le anime belle. Criticando ancora una volta l'Europa, denunciando per il fatto che qualcosa non è successo, o facciamo qualcosa. Nella storia di Medici Senza Frontiere, dal 1971 non ci eravamo mai messi in mare, per così dire. In pochissimi giorni, senza pensare alle conseguenze, senza pensare a che cosa sarebbe successo dopo, ci siamo messi a noleggiare delle, delle navi, un'imbarcazione di 77 metri, la Bourbon Argos. Abbiamo trovato un armatore lussemburghese. Che ci faceva un prezzo veramente di favore, abbiamo preso 12 persone, tra cui me, siamo andati in Bretagna, abbiamo fatto dei corsi di salvataggio, di ricerca e soccorso in mare, eh, corsi di, di altissimo livello per gente che veramente aveva fatto al massimo il gommone con i figli o una gita in, in barchetta a pescare, e ci siamo messi in mare. Il 13 maggio del 2015. In otto mesi di lavoro con la Bourbon Argos e con un'altra imbarcazione che poi successivamente abbiamo messo in mare, abbiamo salvato 20.679 20 persone, eh, persone che senza il nostro intervento in molti casi sarebbero sicuramente morti. E vi assicuro, non avevamo nessuna competenza, abbiamo imparato cammin facendo e io credo che questo sia il messaggio forte di Pierluigi cioè se noi dovessimo veramente pensare che ogni volta c'è un piano un progetto ben definito c'è come dire la rete no, di sicurezza quando stiamo facendo le evoluzioni sul trapezio, non faremo niente io credo che veramente delle volte bisogna avere il coraggio bisogna avere l'entusiasmo e la forza per partire perché non abbiamo l'idea, prima di iniziare un progetto, quali forze, quali capacità, quali entusiasmi possano suscitare veramente un atto di quel tipo lì. Ed è per questo che credo l'atteggiamento giusto, anche per quanto riguarda la migrazione qui, al di là di un disegno politico molto più chiaro, molto più lungimirante, che faccia dell'integrazione veramente una, 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 una parte fondamentale della propria politica, ci debba essere sicuramente la nostra disponibilità personale. Di tutti noi a dare di più, a fare di più, a, a, a progettare insieme perché sono convinto di quello che diceva Don Milani, cioè che, che veramente la politica è uscire dalle situazioni insieme, prendendole veramente in mano e andando fino in fondo perché tutto il resto è egoismo e rivolgere lo sguardo al proprio ombelico. Daniela ed io adesso stavamo riflettendo sull'esperienza dei corridoi umanitari possono essere anche questi una soluzione per quanto i numeri siano limitati, Loris? Sì, sicuramente, io credo che la parte migliore di questo paese non siano le istituzioni. Pochi giorni fa eh, la comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche e i Valdesi si sono messi assieme e. Hanno messo il loro gruzzoletto, il loro, una loro parte dell'otto per mille, senza chiedere niente allo Stato. Sono andati in Libano, nei campi, hanno trovato una serie di famiglie in difficoltà, di siriani, hanno fatto la proposta allo Stato di accettarli, al Ministero degli Interni e al Ministero degli Affari Esteri. Gentiloni ha detto chiaramente di sì e eh, le prime eh, 40-50 persone, eh, prima in aereo e poi in Corriera, sono arrivate in Italia e saranno accolte. Se noi, noi un anno come organizzazione, come Medici Senza Frontiere, ma tantissime organizzazioni lo stanno facendo, fortunatamente, riuscissimo a immaginare che la soluzione è reale a questo problema, ovviamente ci sono delle soluzioni molto più radicali, cioè pensare che in qualche modo si possa agire sulla guerra è importantissimo, ma se noi riuscissimo a favorire i corridoi umanitari, sicuramente eviteremmo i 418 morti che dall'inizio dell'anno hanno perso la loro vita eh, attraversando da Bodrum eh, nel mare Geo e sicuramente le, le migliaia di persone che in questo momento, dopo aver vissuto una tragedia umana di proporzioni indescrivibili, in Siria, in Afghanistan, in Iraq trovano nuovi muri, nuove barriere, nuovi trafficanti di esseri umani che li depredano completamente per arrivare poi o per tentare di dare un minimo di futuro ai loro figli. Si stroncherebbe il traffico, no? si stroncherebbe il traffico esatto. Cioè, L'altro aspetto importante è se tu favorisci i corridoi umanitari, per forza di cose non avrai dei trafficanti di, di, di uomini che ne approfitteranno. In questo momento, a Idomeni, tra le 14.000 persone, ne fanno passare circa 80 al giorno. Gli iracheni, gli afghani vengono sbattuti indietro, vengono uh, praticamente respinti alla frontiera. Ma veramente noi pensiamo che un iracheno possa ritornare eh, nel, nel, nel Kurdistan iracheno in questo momento, che un afghano riprenda tutta la strada, si faccia 4.000-5.000 chilometri per ritornare a casa? In una casa che Medici Senza Frontiere conosce molto bene, è una, una guerra presentissima, il, il livello di, 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 di conflitto tra, tra i talebani e l'esercito governativo e la coalizione eh, della NATO è evidentissimo, è presente ogni giorno. No, è una zona assolutamente non sicura. Ve lo può testimoniare il nostro ospedale di Kunduz, che è stato completamente raso al suolo, tra l'altro dagli americani. Ma è, una, è un conflitto che stanno andando avanti, come stanno andando avanti in Iraq come stanno andando avanti in altri paesi. Pensate che addirittura i somali vengono rimandati indietro e ovviamente tutte queste persone vanno nei boschi vicino ai domeni, trovano i passer e iniziano un lungo viaggio per arrivare da noi pagando quelle, quel poco che hanno, perché sono stati ormai depredati di tutti già in, in altri paesi. Questa è la realtà che molte persone vivono. Io credo che l'Italia, e l'ho chiesto e lo continuo a chiedere anche a, a Deborah Serracchiani, che si prenda veramente a cuore questa, questa cosa del... del dei corridoi umanitari e li promuova a livello governativo e non lasci solo le organizzazioni non governative fare la loro azione. Noi contribuiremo, faremo la nostra parte, ma il governo deve dare dei segni molto chiari e precisi. No, no, no. Lasciamo che beva un sorso d'acqua. <ride> no, mi chiedevo appunto, mi faccio le domande che si fanno tutti. Insomma, adesso si, eh, si blinda la, la rotta balcanica, e, come stavi appunto dicendo, passano 80 persone al giorno. Si ricomincia a morire in mare. Qual è l'alternativa a questo punto? L'alternativa per loro. Qualora non, non ci sia un... secondo me quello che succederà è che arriveranno 20-30 mila persone ai domeni, alcune di queste verranno spostate nei campi che stanno in qualche maniera costruendo vicino a Atene, vicino a Salonico, ma una parte considerevole di persone dopo la primavera arriverà e tenteranno di, di arrivare da noi. Ora, è possibile che si aggiunga la strada eh, albanese, la strada balcanica, diciamo, eh, più, più meridionale, e dall'Albania ci sia un passaggio verso l'Italia, verso la Puglia, o, eh, quello che temo, è che a un certo punto ci sarà uno sfondamento di queste barriere, o da, dal punto di vista politico, nel senso che si renderanno conto de, de, del fatto che Macedonia, Austria e tutti gli altri paesi che in qualche modo si affacciano sui Balcani, non possono uh, tenere in ostaggio, non possono creare un imbuto creando di fatto una crisi umanitaria di quelle proporzioni. Credo che a un certo punto il buonsenso uh, prevarrà o altrimenti ci saranno, uh, ci saranno de delle, delle strade uh, alternative. Perché veramente, e lo dico spesso, la disperazione non la blocchi con nessun muro. E quel tipo di disperazione lì la gente forse non si rende conto. Ma quel tipo di guerra... E lo posso dire perché ci sono stato, ci ho lavorato in Siria, è una, uno stillicidio giornaliero di bombardamenti che non vengono nemmeno raccontati. Cioè si raccontano in questo momento i bombardamenti della coalizione diciamo, siriana governativa, quindi della Siria e della Russia o degli altri bombardamenti che avvengono. Nella, nella zona eh, dove, dove sono presenti i curdi. Quello che non si raccontano sono i bombardamenti giornalieri che per cinque anni, con dei bidoni, quelli i bidoni di petrolio da 200 litri, riempiti di tritolo e di eh, oggetti metallici, vengono sganciati ogni giorno sulle case delle persone che abitano nel nord del paese, in particolare a nord di a Aleppo, a al nord di Idlib. E questo avviene quotidianamente. Noi stessi non vedevamo l'ora, lo dico senza vergogna, di scappare, di finire la nostra missione in Siria, perché la nostra incolumità personale era in pericolo quotidianamente 24 ore su 24. E questa è la, è la realtà di queste persone. E quando noi le vediamo a, alle, alle frontiere, no? a catastati, con dei bambini che vengono addirittura colpiti da, da gas lacrimogeni, dovremmo vergognarci tutti profondamente. Perché questa è una cosa gravissima. Cioè, le, I nostri nonni, nel 1900, nella prima guerra mondiale, quando dal Friuli andavano a fare i profughi in Liguria o in Emilia Romagna, venivano accolti, venivano aiutati nel passaggio. Sono passati cento anni e noi poniamo una barriera a gente che scappa da conflitti. L'altro giorno Rula e Faod sono arrivati da noi. Con un fagottino, con il figlio Omen di, di, di un anno, lei gli si sono rotte le acque, non li hanno lasciati passare, li abbiamo ricoverati in ospedale. È nato un bambino, si chiama Abdelrahman, e siamo felicissimi. Ma questa è la realtà. Queste persone non passano e scappano da un conflitto, vengono da Aleppo, non vengono da da, 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 da Comiglia, no? in una zona remota ma sicura, vengono da una zona non remota, centrale, ma altamente insicura, è, allora, è drammatico. E' pur vero che certe immagini no? colpiscono molto, in quel momento... Uh, sei, sei coinvolto e, e, e la vedi in un'altra maniera. Poi l'opinione pubblica in realtà ha una forma di assuefazione a tutto questo: queste informazioni che stanno arrivando, i numeri devono essere sempre più alti e, e non rimangono, non, non, non si rimane più colpiti. Eh, volevo tornare per un attimo su, sul capitolo La grande paura. Eh, questo tema l'ha affrontato ed è non solo la paura di, di chi scappa, ma in questo caso la paura di chi dovrebbe o potrebbe accogliere. Don Pierluigi, penso che la paura è un sentimento umano che tutti proviamo. E nel libro, in qualche passaggio così necessariamente sintetico, dico che. La paura esistenziale più profonda che tutti noi viviamo da quando nasciamo a quando diamo l'ultimo respiro è quello di non essere accolti, considerati, amati, significativi nella vita. Questa è la paura esistenziale. Quelle, quelle immagini che diceva Loris adesso che ci rimandano condizioni esistenziali delle persone, questi bambini che piangono per il lacrimogene, una donna che non la lasciano passare in procinto di partorire. È chiaro che uno ha paura di non riuscire a esprimere neanche quelle che sembrerebbero eh, davvero situazioni così comprensibili o da comprendere umanamente. Poi ci sono altre paure esistenziali. La paura attuale è una paura mh, che a mio avviso mette insieme diverse dimensioni. Cioè è una società in grande cambiamento, siamo nell'esodo. E quindi ci sono paure che sono aumentate anche perché parrebbe manchino dei riferimenti. Non dico che quelli che c'erano erano tutti così, come dire, perfetti o, o, o da considerare, però c'erano dei riferimenti rassicuranti mh, nella, nel modo di vivere delle persone, dei paesi, mh, la dimensione della religione anche se era fortemente caratterizzata, sociologicamente caratterizzata, la politica anche, eh, certo uno dirà le ideologie, ma suggerivano degli schieramenti che uno si sentiva identificato, certamente, cioè essere democristiani, essere comunisti era un sentire profondo, no? essere socialisti era un sentire, un'appartenenza che dava alle persone un senso di sicurezza, certamente. Ecco, come, come vivere altre esperienze o professionali o insomma, variamente umane. Oggi ci è sfilacciato questo, siamo in un momento di, di passaggio, non, sì, epocale si dice. Ecco. Poi c'è una paura che nelle nostre società è stata una paura legata alla dimensione economica, certamente il dramma del lavoro perso, io fra l'altro in un passaggio dico che... Eh, si parla in modo contrario allo straniero anche rispetto al lavoro, noi e loro, ma non si è parlato fino a un momento prima quando noi e loro eravamo nella stessa catena di montaggio e si lavorava uno accanto all'altro, allora non c'erano i noi e i loro, eravamo tutti insieme, noi e loro è diventato quando la fabbrica si è chiusa, ma allora il loro è stato più penalizzato perché. Con la legge Bossi-Fini sappiamo che dopo sei mesi se uno non trova un altro lavoro è considerato irregolare nel nostro Paese. E tanti hanno rimandato a casa metà famiglie in questi, no? Ecco, certamente. Ci sono anche queste paure legate a questo senso di insicurezza legato all'economia, alla mancanza di lavoro, certamente. E quando eh, viviamo stati d'animo di tale incertezza, scatta quella logica conosciuta a livello antropologico proprio, di scaricare su qualcuno nella logica del capro espiatorio la responsabilità dei mali che noi viviamo, anche se quelle persone non hanno nessuna responsabilità su quello che noi stiamo vivendo. Questo, questo a diversi livelli, anche che conosciamo, anche nella quotidianità, su qualcuno pare che debba riversarsi il malessere che viviamo anche noi e che quello se ne faccia colpa in qualche modo anche se, ripeto, non ha responsabilità particolari. Certamente chi viene da lontano, lo straniero, suscita di per sé una paura, perché è diverso, ma suscita paura anche rispetto adesso alla quantità. Però sulla quantità si è molto enfatizzato anche nella nostra regione, io lo dico, anche i giornali locali non hanno aiutato hanno enfatizzato, io ho criticato anche pubblicamente, lo ridico anche nel libro, il fatto solo di paragonare il Friuli a Lampedusa, anche se una piccola Lampedusa è vergognoso. La Lampedusa sono arrivate in questi anni decine e decine di migliaia di persone. I lampedusani hanno dovuto accogliere anche i morti e occuparsi anche del seppellimento dei morti. Giusi Nicolini... Con tutta la sua carica di donna, di umanità, di determinazione, di coraggio, è un esempio. Non possiamo paragonare Lampedusa, piccola Lampedusa, al Friuli, non c'è nemmeno paragone lontanissimo. No? Perché allora si è ricalcato nei titoli dei giornali, nei nel discorsi politici, siamo anche noi una piccola Lampedusa? Quando non c'erano. Ecco, non c'erano, ecco. Okay. Allora, la paura, io credo sia un sentimento umano. Io non sono portato a dire a uno che ha paura che è razzista, sarebbe scorretto. Però, se viviamo le paure, le paure possono essere analizzate, eh, sì, comunicate, analizzate, e favorendo il superamento delle paure. Per come capisco, il superamento delle paure è dato dalla risoluzione progressiva dei problemi che, che inducono a aver paura. Non c'è altra soluzione, c'è un discorso culturale, ma anche operativo, come diceva Loris. Se a Udine, come a Gorizia, nei mesi passati c'era ogni giorno, c'era decine, qualche centinaio di persone nelle strade, le persone che abitano una città e un territorio dice di per sé: ma quanti sono? Ma qui arrivano sempre di più, detto banalmente. Ma realmente era così. Ma se quelle persone fossero state accolte ma già un anno fa nella caserma a Cavarzerani, un altro luogo e un altro ancora, in fondo la città non si sarebbe neanche accorta della loro presenza. Quindi quella paura alimentata era motivata dalla non soluzione del problema. Allora la paura va presa sul serio, analizzata, è un sentimento umano. Però poi c'è chi alimenta le paure. Le incoraggia, questo è il passaggio, secondo me, fondamentale, alimentare le paure. Sì, posso dire solo una cosa? Io sento fortissimo, veramente forse perché è un ambiente in cui gioco forza, vivo da tanti anni, ma sento tantissimo la responsabilità dei giornalisti in questo: della stampa, delle trasmissioni televisive, di, anche di qualche volta di, di banalizzare determinate persone. E cercando di fargli cogliere anche l'aspetto più umano, più simpatico, perché poi anche chi soffia sopra queste paure, queste persone sono tutto meno che cretine, sono persone anche molto intelligenti, che sanno stare allo scherzo, che sono in grado anche di sostenere una critica, no? una caricatura. Tutto questo secondo me è estremamente pericoloso perché è un modo di far passare determinati messaggi in maniera subliminale, no? cioè, la persona diventa simpatica, diventa accettata, può dire anche la cosa più tremenda di, questa, di questo mondo che alla fine viene comunque... Buttata in ridere. No? Io, eh, questo, vabbè, questo può valere per certe trasmissioni sia radiofoniche che televisive, ma vale anche per la stampa, però che alimenta dei dibattiti sempre e soltanto cercando di alzare l'asticella della discussione. No? Cioè il, ci vuole la litigata, ci vuole l'urlo, ci vuole l'offesa, altrimenti l'audience crolla. Allora tutto questo porta veramente. In parte ha una sua eh, perché io penso che buona parte delle persone siano anche stufe di sentire, di vedere queste cose, e... però dall'altra parte porta a una banalizzazione del problema e abitua la gente a sentire delle cose tremende. Le cose che dovrebbero scandalizzarci le diamo ormai per sentite, per acquisite e questo credo che sia da parte dei giornalisti... Una colpa pazzesca, Gioia, adesso ti guardo perché sei sì, giornalista, non, non so che, mi, <ride> che mi inquieta onestamente. No, no, no. <ride> Però, no, no, no. ovviamente non posso che essere d'accordo, insomma, è, per è quel così. pochissimo che mi compete mm -hmm. cerco di stare attenta, ma insomma... <ride> Non si può, non si può. Eh, volevo sottolineare un, ancora una volta però quell'aspetto quell delle piccole operazioni di conoscenza. No? Don Pierluigi prima diceva anche che la m, popolazione va eh, in qualche maniera preparata, no? per esempio, all'accoglienza, quando arrivano delle persone in una piccola comunità e in qualche maniera possono turbare degli equilibri. Ma quanto um, poi effettivamente si stanno uh, verificando come molto efficaci quei momenti di, di conoscenza diretta. Eh, prima parlavi appunto di schiavone dell'ICS e eh, dell'accoglienza diffusa. Eh, ci sono stati momenti anche proprio promossi, promossi da loro di, di cene di, di, di momenti in cui uno fa conoscere il proprio piatto la propria abitudine le, eh, beh insomma io ho conosciuto mh, il centro quasi vent'anni fa e l'ho conosciuto in un'occasione del genere mi ricordo era il 97 credo e c'era una bella festa qui fuori con eh, Sapori, colori eh, di gente. Il centro era nato nel 90, non mi pare, quindi più o meno. E quindi, evidentemente c'era già la volontà, e non si parlava di emergenza quella volta, c'era già la volontà di far conoscere alla popolazione locale quelli che erano i nuovi ospiti. E mi sembra che non ci siano altre strade per far passare la paura, se, se non questa, credo, insomma. No? Cioè, poi sui grandi numeri si discute in un'altra maniera, ma eh, la vita quotidiana è fatta di incontri di comunità, quindi è questo forse che, che conta. E, volevo chiedere a, a Daniela, eh, abbiamo parlato di guerre, abbiamo parlato di bambini e, e, e questo è quello che fa la fondazione poi, no? di accogliere i bambini, soprattutto se ammalati, se bisognosi di interventi, anche assieme alle loro famiglie che cosa ha visto negli occhi di queste persone negli ultimi anni, qual è l'esperienza che, che ha raccolto e che vuole comunicare agli altri? Beh, eh, devo dire che il, purtroppo il lavoro della fondazione è cominciato con una guerra che era quella balcanica ha attraversato degli anni in cui eh, per carità le guerre ci sono sempre state, no? Però eh, da noi arrivavano più bambini malati che non eh, feriti, traumatizzati. Adesso stanno di nuovo cominciando ad arrivare bambini traumatizzati, bambini feriti. Quello che io vedo negli occhi delle delle persone che arrivano da noi che sono comunque persone fortunate rispetto alla media, appunto, perché arrivano con un viaggio aereo, arrivano anche se con un bambino malato, comunque da soccorrere e sono persone che arrivano in un altro modo, no? e, e comunque sapendo che poi troveranno un'accoglienza qua da noi. Però eh, qualche volta è veramente eh, indescrivibile, cioè, ci sono delle persone che sono veramente abbruttite dalla condizione di vita in cui vengono tenute. Io non voglio assolutamente aprire adesso un dibattito fra Palestina e Israele, cioè per carità, è un terreno assolutamente minato in cui non voglio avventurarmi. Devo dire però che le esperienze che abbiamo avuto, per esempio, con dei palestinesi sono state traumatizzanti anche per noi, perché la difficoltà di relazionarsi con persone che conoscono soltanto l'assedio, conoscono soltanto le privazioni, conoscono come unico modo di rapportarsi agli altri il ricatto e il pretendere sotto un certo aspetto perché sono abituati a ricevere soltanto così, questo è un abbruttimento. In più, oltre alla guerra, oltre alla violenza, oltre a tutto quello che ci può essere, ma è proprio un abbruttimento delle persone e questo è, una, è uno dei problemi che ci stiamo trovando ad affrontare nella fondazione, proprio in, più recentemente, no? con l'arrivo di certi di, di determinati bambini che hanno un bisogno disperato di aiuto, più che sul piano fisico o sul piano psicologico. Sono bambini che veramente non hanno mai conosciuto altro se non la paura, la guerra, i bombardamenti. No? Quindi è una domanda difficile la tua gioia, perché veramente sono persone che soffrono, persone che proprio soffrono e la sofferenza eh, qualche volta si riesce a percepire, altre volte è facile anche infastidirsi, no? purtroppo, devo dire la verità, qualche volta le richieste... Le, cioè, possono generare anche insofferenza, non è facile, assolutamente non è facile, però bisogna sempre ricordarsi da dove queste persone arrivano, da, da che cosa stanno scappando, comunque che cosa nella loro vita veramente affrontano, per noi sono cose inimmaginabili per fortuna. Vorrei chiedere se c'è qualcuno, forse che... Volevamo, prima di concludere, sentire se in sala c'è qualcuno che desidera porre delle domande anche ai nostri ospiti, oltre che a Don Pierluigi. Grazie. Nel frattempo che eh. le persone si preparano, volevo cogliere anche un'occasione in continuità con l'incontro di questa sera, in cui appunto ricordiamo eh, Giulio Regeni, abbiamo anche collocato... Qui e fuori del centro una un striscione simile, e anche eh, fuori della chiesa, accanto al campanile, per una partecipazione che è avvenuta fin dall'inizio e per soprattutto questo dolore di una famiglia, ma poi con tutti gli aspetti anche eh, della politica a livello internazionale che questo comporta. E domenica 13, noi per, per la ventesima volta porremo un segno che sento in continuità con l'incontro di questa sera. Qui c'è l'amico don Giacomo Tolot. Eh, Vent'anni fa mi chiamò perché aveva avuto questa intuizione di un cammino di pace da Pordenone fino di fronte alla base USAF di Aviano, è sempre stato interpretato in modo riduttivo come fosse. Un segno politico, di contrarietà e invece un cammino di pace mettendo insieme Gesù di Nazareth, eh, Crocifisso, ai popoli, alle persone crocifisse della storia e per esprimere un percorso necessario di pace. Quindi quest'anno saremo al ventesimo 20, cammino ecco, di pace. Noi sentiamo che è un segno importante, anche se negli ultimi anni meno partecipato perché pone un'attenzione a una realtà che è qui in Friuli, da Viano ci sono anche le testate nucleari, le bombe atomiche no? e anche questo pare che <ride> nelle nostre popolazioni non sia mai stato avvertito come una questione problematica. Ecco questo. E quindi anche lì abbiamo eh, intitolando non, non abbiate paura citando il Vangelo, no? non abbiate paura, il ricordo è... A Giulio Reggeni, ma mi ha messo insieme anche a Rigoni e da Solesin, ecco, tre vittime in diverse situazioni, ma ecco, tre vittime della violenza. Fra l'altro, sabato noi sempre qui nel centro viviamo un momento di incontro con tutti gli ospiti sabato alle 6, dalle 6 alle sette circa, e, e abbiamo detto di queste due stressioni che avevamo collocato all'esterno. Per dire qual è stata la reazione dei giovani afghani pakistani, come dire: sì, certo, partecipiamo. Subito, un però uno ha mostrato subito una, delle immagini di Afghanistan, e dice: ma noi, sì, certo, dice il dolore di una famiglia, certo, mettiamo tutta l'attenzione, ma noi viviamo questo ogni giorno. No, loro sì, come gli, sì detto noi. Eh, per dire anche le reazioni delle persone che vivono qui. Sì, dice bene, fate bene, fate bene, ma noi questo lo viviamo ogni giorno, dice da tanti anni. No? Ecco, per dire le percezioni anche. Ecco. Bene. C'è qualcuno allora che avevi visto? No. Niente. Siete stati assolutamente esaustivi allora. Chiudiamo qui, Don Pierluigi. Un momento conviviale, dato che si parlava di momenti di gioia da parte di Loris, c'è un momento conviviale, qui si aprono le porte. Allora Legno. ringraziamo tutti. Grazie eh? a voi. Vorrei, vorrei solo finire. Se mi permettete ancora un secondo, sempre con una frase dal libro di Pierluigi di Piazza. Non il potere, non il denaro, non la religione, neanche la scienza e la tecnologia assolutizzate salveranno l'umanità e la terra con tutti i viventi, ma solo l'amore espresso e ricevuto con compassione, dedizione e gratuità. Grazie. Grazie.